Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Pace, è un evento che le Nazioni Unite hanno istituito oltre 40 anni fa e in teoria dovrebbe segnare l'interruzione per almeno un giorno dei conflitti per permettere di cercare di addivenire a una soluzione pacifica delle controversie che hanno dato origine. Mai come quest'anno questo evento, diciamo, risulta significativo per noi in Europa alla luce di quello che sta succedendo da ormai 6 mesi in Ucraina. Ma non dobbiamo dimenticarci che sono almeno una cinquantina i conflitti internazionali o interni che si sono svolti e si stanno svolgendo in diverse parti del mondo negli ultimi anni. Quindi è importante che l'attenzione su questi temi non sia limitata soltanto appunto a un giorno e a un solo conflitto, ma sia un'attenzione diffusa, volta a creare una reale cultura di pace fra gli Stati, ma anche all'interno delle società dei singoli paesi. Ed è questo quello che cerchiamo di fare con il nostro Master in Human Rights and Conflict Management, un programma che ormai dura da più di 20 anni, con il quale cerchiamo di formare giovani professionisti che siano in grado di operare in contesti difficili per promuovere i diritti umani, per sostenere la popolazione bisognosa, insomma per creare le condizioni per una pace duratura e stabile.